Quest'oggi si apre la stagione agonistica in tipo olimpico qui in Liguria. Ci favorisce senz'altro il tempo, le condizioni del bacino sono ottimali, belle regate, molto combattute, bella partecipazione. Sono circa 500 vogatori provenienti anche dalle vicine regioni di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Quindi una grande soddisfazione per il comitato organizzatore. Il livello tecnico degli atleti in gara com'è? E abbiamo presenti oggi in gara dei ragazzi che sono comunque nel giro della nazionale, che hanno partecipato negli ultimi mesi ai vari raduni di settore indetti dai direttori tecnici della nazionale italiana. Quindi speriamo che qualcuno di questi entra a far parte definitivamente delle squadre che andranno a svolgere i mondiali nelle varie categorie. Gli appuntamenti principali del calendario 2010 del canottaggio ligure quali sono? Dunque, dopo questa regata di apertura, il 15 e il 16 maggio avremo un importantissimo evento a livello nazionale, un meeting giovanile. Prevediamo un afflusso di 700, minimo 700-800 giovanissimi vogatori di 14-15 anni provenienti da tutta Italia. E sarà presente con l'occasione anche la federazione nei suoi massimi vertici. Si terrà qui il Consiglio federale del mese di maggio, questo a riprova dell'importanza dell'evento. Dopo quest'altra regata avremo la domenica successiva i campionati Liguri 2010 e a concludere per quanto riguarda Pra il 17-18 luglio un'importante manifestazione di carattere storico-sportivo, il meeting delle società centenarie di canottaggio. Si sfideranno appunto vogatori e equipaggi delle società con più di 100 anni di attività, organizzata dal Rowing Club Genovese, che festeggerà così i suoi 120 anni di vita. Per concludere, a Santa Margherita Ligure, la canottieria Argus festeggerà il proprio centenario organizzando i campionati italiani di coastal rowing, che è un nuovo settore della disciplina remiera. Quindi senz'altro la Liguria è nel 2010 al centro del calendario nazionale.